Progetto Icaro, 23ª edizione, e quest'anno si comincia come sempre con il parco mobile della Polizia Stradale. Qui con noi il comandante Antonio Capodicasa. Oggi è l'ultimo giorno di questa prima tranche del progetto Icaro, ci sono i più piccoli, si parla ovviamente come sempre di educazione stradale. Tre giornate intensissime, tre giornate in cui la Polizia ha dimostrato di esserci sempre. Siamo qua con i bambini, con il mondo della scuola, con loro per far capire quanto sia importante rispettare le regole e soprattutto apprendere quali sono le regole che la strada ci dà e quindi che la norma ci fornisce. È un abbraccio non solo ideale ma proprio fisico tra le poliziotte e i poliziotti, tra i cantonieri dell'ANAS che unitamente ai bambini trascorrono questa bellissima uscita didattica con questo tempo meraviglioso e con questa location straordinaria, fianco a fianco, addirittura molte volte anche in braccio ai poliziotti, per stringerci tutti quanti insieme e per evitare che il futuro possa riservare piacevoli sorprese che purtroppo accadono ogni giorno sulle nostre strade. Alle nostre spalle, tra qualche istante, potrete vedere il parco mobile, il percorso che i bambini compiono, e ci avviamo proprio per mostrarvelo. Possiamo fare appunto vedere un attimino, i bambini entrano accompagnati da un poliziotto, da un cantoniere dell'ANAS, entrano all'interno del percorso, come può vedere che è pieno di tutte quelle che sono le regole principali, quindi sia la segnaletica orizzontale che quella verticale, i semafori, i cartelli stradali, quindi mano a mano che i bambini vengono accompagnati hanno la possibilità proprio fisicamente di toccare con mano, ovviamente sono segnali a misura di bambino, per poter capire appunto cosa la strada riserva, ma soprattutto qual è il loro modo di stare sulla strada. Ci sono, come diceva lei, i suoi uomini della Polstrada, spiegano i segnali stradali, come devono comportarsi. I bambini interagiscono, fanno domande, che di solito sono molto curiosi a questa età. I bambini sono assolutamente curiosi, anche perché sono già preparati dal corpo docente, che non finirò mai di ringraziare, perché sono già, come dire, pronti a questa giornata e poi lavorano anche successivamente. E come ovviamente sono bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e i primi due anni della scuola primaria, quindi c'è un'interazione vera, genuina, sincera con i bambini e devo dire che l'apprendimento è sicuramente ai massimi livelli. Dopodiché questi bambini, che lei sappia, continuano a scuola quella che è l'attività di approfondimento? Il progetto Icaro ha queste solide basi da oltre 23 anni, praticamente prevede proprio un afflato, una squadra, la squadra Stato, che è formata non solo dalla Polizia di Stato e quindi dall'articolazione della specialità, la Polizia Stradale, ma con il mondo della scuola, quindi gli insegnanti, i maestri tutto l'anno insegnano ai bambini quelle che sono le principali regole della cosiddetta educazione civica, all'interno della quale c'è anche l'educazione stradale, e so per certo, perché arrivano poi tanti elaborati anche nella nostra mail sulla PEC, so che i bambini poi successivamente commentano, giocano, disegnano quello che hanno vissuto, le loro emozioni e soprattutto ciò che hanno appreso. E portano a casa le informazioni che hanno ricevuto, perché questo è un altro obiettivo che vi proponete, no? Certamente, portano a casa e come dire, sono dei grandi alleati, sono dei piccoli grandi alleati, perché non solo ricevono la formazione, ma dopo la formazione i bambini a loro volta, salendo su questo grande su questa grande carovana della legalità, poi riportano ovviamente non solo a casa ma nella società quello che hanno imparato. Al di là, diciamo, del percorso c'è anche uno stand. Abbiamo visto prima, c'era una classe o più classi di bambini tutti seduti, c'era qualcuno che parlava, altre informazioni. È lo stand cinematografico, è lo stand all'interno del quale i bambini hanno la possibilità di assistere attraverso i loro beniamini, no? Attraverso i cartoni animati da loro conosciuti, Nico il poliziotto amico, una elaborazione fatta da Ray Educational con la collaborazione e la supervisione della facoltà di psicologia La Sapienza di Roma, hanno la possibilità di a ricevere le informazioni direttamente da chi e come dire, dal cartone animato e quindi dai personaggi che gli riescono a trasmettere appunto queste informazioni sui pericoli della strada. Quindi insomma si adotta il linguaggio, le immagini note, care
ai bambini per trasmettere. Credo che il migliore messaggio sia proprio quello dato dagli stessi Beniamini, no? Attraverso, esatto, i cartoni animati che trattano anche all'interno dei contenuti di molti cartoni animati, c'è proprio il concetto della legalità ma anche il concetto della sicurezza stradale, quindi ricevono l'informazione non solo dagli adulti, quindi dai poliziotti, ma ricevono l'informazione dagli stessi Beniamini che poi commentano. A fianco dello stand, anzi poco più avanti, c'è il vostro pullman, no? Che i bambini visitano magari in gruppi. Ci avviamo a raggiungerlo perché insomma nel frattempo ci sono classi di bambini. È il camper della Polizia, ecco, stradale, che proviene dal compartimento Emilia Romagna e che ha un compito specifico, quello di spiegare ai bambini come si utilizzano le biciclette e proprio qual è il modo migliore. Come vede, la bicicletta è una bicicletta marcata Polizia di Stato e quindi attraverso, e qui appunto c'è proprio la spiegazione, i catadiottri, il casco, come si sta sulla bici, perché oggi sono ancora molto piccoli ma fra qualche anno si accingeranno anche magari a circolare da soli sulle strade, e purtroppo la bicicletta, l'utente della bicicletta è un utente debole. Quindi. Peraltro, voglio dire, non mancano le notizie di cronaca, spesso di ciclisti che purtroppo perdono la vita in incidenti stradali. Molte volte sono anche loro, non solo gli automobilisti, magari a non rispettare perfettamente le regole. Certamente sì, però dobbiamo sempre partire dal presupposto che il ciclista è l'utente debole. Assolutamente. Deve rispettare le regole come gli altri, però ricordando sempre che il ciclista il pedone è l'utente debole, quindi i bambini devono capire non solo come si va in bicicletta ma anche come difendersi dagli errori degli altri. Esatto. Ci spostiamo adesso nel camper per capire, ecco, che tipo di attività si svolge all'interno. Eccoci qua. E qui, come vede, abbiamo, sì, anche un piccolo percorso. I bambini simulano appunto all'interno di questo percorso con delle speciali occhiali, praticamente, cosa significa anche guidare sotto l'effetto di sostanze non perfettamente lecite, e quindi attraverso anche questa cosa molto elementare e molto semplice, questo percorso, c'è la possibilità di far capire loro che quando diventeranno grandi certi atteggiamenti non pagano, e mi riferisco ovviamente all'utilizzo dell'alcol o diciamo di sostanze di cui facciamo ovviamente un rapido cenno, però i bambini devono capire che quando si guida sobri, si guida perché la guida è un'attività complessa, o guidi o fai altro. Poi ci sono i vostri mezzi, poco più avanti, li raggiungiamo, sono anche questa una grande attrazione per i bambini, c'è la Lamborghini. È la parte sicuramente, tra virgolette, che i bambini apprezzano di più, perché al di là di apprendere le regole significa anche avvicinarsi ai mezzi della Polizia Stradale, significa agli operatori che sono ai mezzi vicino ai mezzi di servizio, significa anche capire e comprendere in pieno qual è la nostra attività, qual è il compito che gli operatori di Polizia Stradale svolgono quotidianamente sulle strade. E qui ovviamente per loro è una festa, perché hanno la possibilità di farsi le foto con le maestre, con gli adulti, con i poliziotti, e quindi c'è proprio questa possibilità di toccare con mano quelli che sono i mezzi. Il servizio Polizia Stradale ci ha voluto fornire proprio in questa occasione un mezzo che, al di là della bellezza, è un mezzo molto importante, che ha svolto centinaia e centinaia di trasporto di organi. Laddove non è possibile per qualche motivo meteorologico non far decollare l'elicottero per espianto di organi e quant'altro, entra in campo la Lamborghini, che è diffusa su tutto il territorio nazionale per essere più rapide, per poter raggiungere l'ospedale o il pronto soccorso più vicino. Non solo, ma la Lamborghini è dotata anche di un sistema di ripresa video che controlla e misura la velocità, quindi in caso di alte velocità da parte di qualche conducente è in condizione chiaramente di poterlo raggiungere, sanzionare con tutti gli aspetti, non solo sanzionatori pecuniari ma anche con il ritiro della patente. Dopo aver fatto questo giro, vi è capitato che qualche bambino vi chieda: ma come si fa a diventare un poliziotto della stradale? Credo che questa sia la domanda più diffusa, soprattutto la domanda che ci gratifica di più, perché significa che le abbiamo fatte affascinare non solo ai valori che cerchiamo di trasmettere loro, ma anche alla divisa. La divisa, l'uniforme, è qualcosa che deve trasmettere un valore di serenità. Il bambino deve rendersi conto che quando ha bisogno ci sarà sempre una poliziotto, un poliziotto o un altro appartenente delle forze di polizia pronto a dargli una mano e pronto ad aiutarlo.